Focus sulla pandemia insieme a Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, nonché segretario nazionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Buongiorno, presidente, grazie per essere qui con noi. Presidente, gentilmente io non riesco a sentirla, se può gentilmente attivare l'audio, microfono. Tutto ok, mi dicono tutto ok della regia, chiedo scusa. Dunque, Presidente, parliamo oggi, faremo con lei il focus sulla pandemia perché in questa, da qualche settimana i contagi sono in calo, però i dati relativi ai decessi sono ancora altissimi e nel preciso, nel riportarla, cito quelli di ieri, altre 846 vittime. Io, quello che vorremmo noi chiederle, cos'è che attualmente non sta funzionando? È possibile, ipoteticamente, che i contagi siano calati solo nei bollettini a causa delle difficoltà del tracciamento dei medesimi? Ma il dato sincero è che credo non si sia ancora capito che la dinamica dell'evoluzione di questa patologia determina che le scelte di restrizione o le scelte di allargamento hanno un effetto nell'immediato nel determinare al limite un calo dei contagi, ma non determinano nell'immediato il calo delle complicanze dei contagi avvenuti nei numeri precedenti. Quindi noi stiamo ancora assistendo alle conseguenze, le complicanze, ai malati più gravi che si sono aggravati nel tempo delle infezioni contratte 2, 3 settimane fa. Il numero dei decessi è collegato molto spesso a questo tipo di evoluzione. Devo dire, le segnalo sul piano individuale di quella che è la mia percezione da medico di famiglia, perché all'altere dei ruoli continuiamo a lavorare e lavoriamo nel fare un lavoro a contatto con i territori, che la mia impressione è che già stiamo riprendendo la risalita dei contagi, perché nell'ambito del mio piccolo gruppo di pazienti, io dopo una fase connessa al periodo della zona rossa, dove si era stato un numero di segnalazioni ridotte poi a un certo punto, adesso stiamo riprendendo con segnalazioni quotidiane di nuovi pazienti contagiati e di contatti in isolamento. La paura è che il momento natalizio e di festività crei degli assembramenti familiari ancora più significativi per passare le feste insieme e questo allargherà ulteriormente questo contagio. Credo che questo sia il discorso su cui avere la massima attenzione. È un discorso importante, Presidente, le cifre sono molto alte, quindi mi viene da chiederle quali sono i suggerimenti che immediatamente possiamo restituire al nostro pubblico mattutino, però vorrei anche chiederle in questo preciso momento lei come si sente nell'affrontare un altro scenario, comunque spaventoso e pauroso. Beh, io vorrei dire ai cittadini quello che stamattina con un altro collega, medico di famiglia come me, ci dicevamo. Noi cominciamo ad avere paura di andare a lavorare. Questo è significativo del fatto che se ha paura il medico, che ha tutti gli strumenti di conoscenza per cercare di limitare l'evoluzione di un contagio, tanto più dovrebbero prendere esempio da questa paura i cittadini. La paura è un meccanismo di difesa dell'essere umano, non va considerato solo come aspetto negativo. Se però noi questa pa paura la trascuriamo e quindi continuiamo a rilassarci perché ci fumiamo la sigaretta per strada abbassandoci la mascherina, quando abbiamo contatto con amici o conviventi abbiamo l'impressione di mancare di rispetto se noi assumiamo un atteggiamento, come dire, di protezione dal contagio. Sembra quasi che tu stia accusando la persona che hai di fronte di poter essere contagioso. Beh, quelli sono gli errori più frequenti che si fanno per poter contrarre questo tipo di patologia. Noi dobbiamo trattare tutti alla stessa maniera, proteggendoci e proteggendo loro. Quindi il mettere la mascherina, mantenerla quando si incontra un amico, un parente, è sicuramente un atto di attenzione, non è un atto di distanza come nella nostra cultura molto mediterranea purtroppo può apparire. Sanificare gli ambienti dopo che si è avuto contatto con la presenza di estranei, lavarsi le mani o disinfettarle quando si è avuto contatto con superfici che non possiamo conoscere in termini di contatto con gli altri, evitare gli assembramenti. A Natale, io ho una piccola famiglia, siamo io, mia moglie e mia figlia, la faremo io, mia moglie e mia figlia. Al limite ci collegheremo, come stiamo facendo per altri meccanismi, chi ha la possibilità con i parenti per fare una riunione online, farci gli auguri e salutarci, ma questo può proteggere. Nel caso in cui dovessimo
giustamente qualcuno ha l'esigenza di non lasciare da soli parenti anziani, altre persone, la cosa importante è mantenere per esempio la mascherina anche all'interno della propria casa, levarla solo quando si mangia, in modo tale che la persona che non è convivente, noi rispetto a lui, non diventiamo meccanismo di trasmissione ed allargamento. Avere queste attenzioni può essere che ci riduca la possibilità di una terza ondata che, mi creda, sarebbe disastrosa. Presidente, in realtà è quello che le stavo per chiedere, e la paura è un termine che puntualmente sta ricorrendo moltissimo in questi ultimi mesi, che ricorre per tantissimi di noi. Anche io personalmente ho paura nel porle questa domanda, però le chiedo sincerità e lealtà, come del resto lei ha sempre dimostrato in tutte le nostre bellissime interviste e confronti. Teme che ci sarà effettivamente questa terza ondata, perché gli scienziati lanciano l'allarme proprio in vista della medesima? Io credo che purtroppo ci sarà, se l'atteggiamento, mi permette, anche della politica non cambia. Noi ci troviamo di fronte a un problema che è abbastanza evidente, poi nessuno lo vuole dichiarare, mi permetto di farlo io nella trasparenza che lei mi ha riconosciuto. Qua non si riesce a capire chi debba decidere le restrizioni, perché tutti vogliono il consenso e nessuno vuole il dissenso rispetto a provvedimenti che chiaramente creano dei danni a dei soggetti, e dobbiamo anche interrogarci come riuscire a sopperire a quei danni. Quindi l'Italia si deve porre il problema di reperire fondi per sostenere l'economia dei piccoli commercianti e di questi soggetti, ma in questo momento, per evitare la terza ondata, servirebbe di nuovo un periodo natalizio di zona rossa. Anche se si parla della riapertura delle scuole, come si potrà pensare di riaprire le scuole con una pandemia che ha ancora questi numeri in questi giorni? È praticamente impossibile. Significherà rilanciare quel contagio portandolo all'ennesima potenza, perché non perché sono le scuole, ma il movimento di milioni di cittadini che accompagnano i loro figli, gli assembramenti che si creano fuori le scuole, perché, mi permetta, non è previsto in Italia un ingresso individuale dei ragazzi. Fino a che non si fa l'orario della cosiddetta campanella, i ragazzi aspettano fuori. Per quanto noi potremmo essere precisi, tendiamo ad accompagnare i nostri figli qualche minuto prima, un quarto d'ora prima, i ragazzi si trattengono là fuori. Lo stesso succede all'uscita. E sappiamo tutti, ormai l'abbiamo imparato, che la parte degli adolescenti e dei giovani è quella che, come per l'influenza che conosciamo da vari anni, è quella che amplifica questi fenomeni di contagio. Però non siamo di fronte all'influenza stagionale per il numero di deceduti e di complicanze. Presidente, esatto, concordo su quello che lei sta dicendo al nostro pubblico, ed è importantissimo essere chiari, puntuali e dire le cose così come stanno. Però c'è un altro aspetto che tutti noi attendiamo. Il 15 gennaio prossimo parte la campagna vaccinale, i primi ad averne diritto sono naturalmente, giustamente, gli infermieri, i medici, gli anziani delle case di riposo. Siamo pronti per questa sfida, ma soprattutto lei a tal proposito ha lanciato anche un appello ai suoi colleghi, invitandoli a vaccinarsi, perché c'è anche questo aspetto che forse dobbiamo un po' illustrare ed ampliare per il nostro pubblico mattutino. Assolutamente, io ho sottolineato che ritengo la pratica vaccinale per un medico, ma come per tutti gli operatori sanitari, un obbligo deontologico, e lo dico senza paure di smentite, perché il medico non si vaccina solo per se stesso, il medico, l'infermiere, gli operatori sanitari si vaccinano anche per proteggere i soggetti fragili con cui hanno contatto, ora a prescindere dal Covid e a prescindere dalla vaccinazione sul Covid. Rifiutare questo tipo di percorso, e purtroppo dobbiamo affermarlo, non abbiamo percentuali di coperture vaccinali sugli operatori sanitari significative negli ultimi anni. Io spero e invito tutti i colleghi, ma fermamente, non come un invito, come dire, di drammatica, ma sostanziale, noi dobbiamo vaccinarci. Il nostro è un esempio. Io ricorderei che nella prima opera vaccinale fatta in Italia per la vaccinazione antivaiolosa, il primo medico che si è vaccinato l'ha fatto pubblicamente con la sua famiglia, con la moglie e la figlia a Parma nel 1800, per mostrare a tutti i cittadini che quella vaccinazione, che oggi non facciamo più per dimostrarne la grande efficacia, fosse valida. Beh, il medico è un esempio in questo senso e non può sottrarsi a questo valore esemplificativo.
credo e spero che i colleghi rispondano in questo senso e l'ordine vigilerà. Bisogna dare buon esempio ed effettivamente bisogna fare così, Presidente, però possiamo soffermarci anche sullo studio dell'analisi del vaccino. Voglio chiederle se lei ha avuto modo di studiarlo nel profondo e cosa si sente dire, se ha dubbi in merito e quindi può rassicurarci. Allora, io sto seguendo tutta la documentazione scientifica che è stata proposta per l'approvazione a livello EMA e di federazione dell'FDA americana, come pure sto seguendo i documenti che vengono prodotti giorno per giorno dall'esperienza che si sta svolgendo in Inghilterra relativamente alla pratica vaccinale, anche perché ci sarà un momento, io qua questo devo dire lo denuncio, noi fino a oggi come medici di famiglia siamo stati minimamente coinvolti rispetto al progetto della vaccinazione. Pensare di fare una vaccinazione di massa a una popolazione divisa per patologia e fragilità senza coinvolgere i medici di famiglia, lo trovo un paradosso di questo paese, ma questo poi lo vedremo nel tempo, perché tanto poi sono quasi convinto che alla fine dai medici di famiglia dovranno venire per cercare di portare avanti questo tipo di progetto. Questa non è una vaccinazione che si può giocare solo come dire, nei centri vaccinali, perché formalmente sappiamo già che c'è da sondaggi che c'è una buona parte della popolazione che ha ovviamente dubbi e paure. Chi avvicina alla vaccinazione i pazienti è il medico che ne ha la fiducia, non ci sono altri soggetti che possano influenzare queste, ovviamente, ma che deve avere la competenza. Io le posso dire che ho visto i dati di sperimentazione dei due gruppi, quello che veniva trattato con un placebo, quindi con un vaccino, un altro tipo di vaccino sostanzialmente, proprio per valutare gli effetti collaterali, quindi non era un vero e proprio placebo, e quelli trattati col vaccino, questo appunto della Pfizer, ed è stata drammatica, nel senso positivo, la divisione della curva. Nel momento in cui si veniva praticato il vaccino, mentre quelli che avevano ricevuto il vaccino, diciamo, non per il Covid, avevano un'evoluzione nella possibilità di contagio che rispettava quella della popolazione e a cui stiamo assistendo, si vede l'appiattimento completo dell'infezione da Covid rispetto a quelli che invece avevano avuto questo tipo di vaccino. Sull'ultimo vaccino, quello cosiddetto Moderna, che è in fase di approvazione con un lieve ritardo di una settimana, 10 giorni mi pare, c'è un ulteriore studio recentissimo che addirittura pare che la vaccinazione nel corso della pratica possa avere un'azione anche protettiva diretta rispetto al contagio, quindi in qualche modo riduca la capacità immediatamente di penetrazione del virus, se la dobbiamo in qualche modo, e dell'infezione del virus banalizzandola, quindi avendo quasi un effetto terapia. Non abbiamo ancora dati sulla possibilità che i vaccini diversi possano collaborare insieme per migliorare ulteriormente la possibilità di avere anticorpi neutralizzanti per un periodo il più lungo possibile, perché poi la partita da giocare è quella, perché altrimenti ci troveremmo a dover inseguire una rivaccinazione continua rispetto al Covid nell'arco dei prossimi anni insieme ad altre vaccinazioni. L'ultima cosa, io non sprecherei l'occasione di una vaccinazione di massa, in questo chiedo a forza il coinvolgimento dei medici di famiglia nella seconda fase, per il recupero degli screening per l'oncologia, cioè avere il contatto con tutti i cittadini durante quel periodo potrebbe permettere di recuperare molte delle cose che sono state sospese e che potrebbero, come ha dichiarato il direttore Attilio Bianchi del Pascale, rappresentare la pandemia del futuro, cioè tutto quello che abbiamo trascurato in prevenzione poi lo pagheremmo con casi di oncologici maggiori nei prossimi anni. Come sempre chiaro ed esaustivo, grazie per essere stato con noi, i nostri più sinceri, affettuosi auguri di buon Natale, Presidente, a lei, alla sua famiglia e soprattutto un grande in bocca al lupo per questo lavoro che la vede coinvolta tutti i giorni, 24 ore su 24, in prima persona, quindi i nostri complimenti e il nostro più sincero in bocca al lupo. Grazie a Silvestro Scotti, Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Segretario Nazionale, sì, prego, di Federazione di Medicini, di Medicina Generale, prego. Niente, volevo farvi anch'io gli auguri di Natale e ringraziarvi dell'invito, è sempre gradito, e la possibilità che mi date di parlare a più cittadini oltre la mia sala d'attesa, come dico. Siamo noi ad esserne onorati di averla tutte le volte in trasmissione. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Grazie davvero. Pubblicità.